Qui Diego Dabber 21, salve a tutti. In questo nuovo video interpreterò Greg Fotter da Ti presento i miei del 2000 con Ben Stiller, Robert De Niro e Terry Polo. Spero che questo video vi piaccia. Un cilbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Da Beast the World è il mio motto. Buona visione a tutti. Spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Credevo che stessi tornando a Chicago. Ecco, in aereo c'è stato un piccolo problema. In più tuo padre mi ha riacchiappato all'aeroporto. No, non preoccuparti, tutto bene. Abbiamo appianato molte divergenze. Tu e mio padre avete appianato molte divergenze? Già, prima ha usato la sua macchina della verità umana. Prova superata. D'accordo. Già. E mi ha fatto la proposta. Ti senti bene? Ascolta. Questo weekend è stato un incubo. Avevo un piano tutto dettagliato che poi da qualche parte... Beh, fra... Il fare un occhio nero a tua sorella e... mandare la casa in fiamme ha un po' sbarellato. È che io ti amo. Ti amo tantissimo. Il mondo ha un senso quando sono con te. Credo che stia per farlo. Tesoro, lasciagli un po' di intimità. E penso che se possiamo superare quello che ci è capitato in queste 48 ore, possiamo superare qualsiasi cosa. Sì, lo credo anch'io. E aspetta, un secondo solo. Mister Sfigatto? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ciao, Sfigatto. Mi piace considerarlo un piccolo cerchio della fiducia. Pam. Vuoi sposarmi? Sì. Sì. Bravissimo, Greg. E dunque, questo era il mio doppiaggio di Greg Fotter da Ti presento i miei del 2000 con Ben Stiller, Robert De Niro e Terry Polo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un cilbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Da Beast the World è il mio motto. E ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. Credevo che stessi tornando a Chicago. Ecco, in aereo c'è stato un piccolo problema. In più tuo padre mi ha riacchiappato all'aeroporto. Se la libera dalla mia presa Kung Fu, bene, allora venga e se la prenda. Chiaro? Altrimenti smamma battona. Lasciatemi stare qua! Allora, lasciatemi stare! Allora, lasciatemi! Volatemi subito! Ecco, in aereo c'è stato un piccolo problema. In più tuo padre mi ha riacchiappato all'aeroporto. No, non preoccuparti, tutto bene. Abbiamo appianato molte divergenze. Tu e mio padre avete appianato molte divergenze. Già, prima ha usato la sua macchina della verità umana. Prova superata. D'accordo. Già. Tu
e mio padre avete appianato molte divergenze. Già, prima ho usato la sua macchina della verità umana. Prova superata. D'accordo. Già. E mi ha fatto la proposta. Ti senti bene? Everything okay? Ascolta. Questo weekend è stato un incubo. Avevo un piano tutto dettagliato che poi da qualche parte... Beh, fra il fare un occhio nero a tua sorella e mandare la casa in fiamme, ha un po' sbarellato. No, tu credi? È che io ti amo. Ti amo tantissimo. Credo che stia per farlo, Jack. Dai, tesoro. Lasciagli un po' di intimità. E penso che se possiamo superare... quello che ci è capitato in queste 48 ore, possiamo superare qualsiasi cosa. Sì, lo credo anch'io. E Greg... Aspetta, un secondo solo. Mister Sfigato? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ciao, Sfigato. È un anello. Mi piace considerarlo un piccolo cerchio della fiducia. Pam, vuoi sposarmi? Sì! 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 Bravissimo, Greg! Sì! Bravissimo, Greg! Ed ecco a voi un altro classico con Ben Stiller, Meet the Parents, in italiano Ti presento i miei, del 2000. Ha finalmente trovato la ragazza dei suoi sogni. Peccato che suo padre sia un incubo. Soltanto la tagline di questo film ti informa di tutto quello che devi sapere su di esso. Nel cast ad affiancare Ben Stiller troviamo niente poco di meno che Robert De Niro, quello di Toro Scatenato, avete presente, no? Oppure anche Don Lino, no? Lo squalopaggino, quello di Shark Tale. Invece, come protagonista femminile, abbiamo Terry Polo. E al timone del film niente meno che il regista di Austin Powers, Jay Roach. Ovviamente Robert De Niro è anche produttore, e la sceneggiatura è di quel John Hamburg che dirigerà Ben Stiller con Jennifer Aniston in E alla fine arriva Polly del 2004. Dai protagonisti, alla regia, alla sceneggiatura, tutto perfetto. E anche la scenografia è fatta bene qui. E le musiche? Niente meno che il grande Randy Newman, anche interprete della canzone A Fall in Love e di molte altre. E come sempre testimone anche questa clip, Randy Newman sa come creare in musica il giusto mood. E tra gli altri membri del cast segnaliamo Blythe Danner, John Abrahams, la compianta Phyllis George e Owen Wilson. E come ben saprete non sarà l'ultima volta che reciterà con Ben Stiller. In italiano per Ben Stiller e Robert De Niro abbiamo come sempre rispettivamente Vittorio Guerrieri e Stefano De Sando. Nel cast italiano abbiamo anche però Melina Martello, Francesca Fiorentini, Stella Musi, Due Massimiliano, Alto e Manfredi, Roberto Certomà, Onzo Vaita.
Bene, a entrambi i cast vada il mio chapeau più sentito. Un lavoro encomiabile sia per i dialoghi che anche e soprattutto la recitazione. La parte della civilissima discussione con la hostess e la scena dopo fanno spaccare! Oddio! Un classico. Ce l'ho pure in DVD questo film. Dunque, passiamo alla trama. C'è questo infermiere di Chicago, dal nome e dal cognome sfortunatissimi, Gaylord Fotter, in originale Fokker. Ora, che strano, a che cosa assomiglia quella parola? Fokker! Ah, ecco, quella, letteralmente traducibile come... Pozzone. Comunque sì, ecco il personaggio di Ben Stiller. Dunque, dicevamo, Gaylord Fotter, per gli amici Greg, e anche lì sai che miglioria, questo infermiere vuole fare la proposta di matrimonio a questa maestra d'asilo di nome Pamela Barnes, detta Pam. Accade che i due vengono invitati dai genitori di lei, Jack e Dina, per un weekend nella loro casa ad Oyster Bay nel Long Island. Arrivato lì, Greg fa la conoscenza dei due e del loro tenerissimo gattino di nome Sfigatto, molto rassicurante come nome, facevano prima chiamarlo Hitler, e ovviamente trattandosi di Ben Stiller, gliene capitano di tutte le salse, pure quella cocktail, e fa una collezione di fantastiche figure di che davvero manco gli amici cucciolotti, del tipo stappa lo champagne e spacca l'urna con le ceneri di nonna Barnes, oppure tipo incendiare involontariamente l'altare del matrimonio di Debbie, la sorella di Pam, o perdere Sfigatto, che svolge il ruolo del cane di tutti i pazzi per Mary, e cioè nemesi animali del tipo Agente P e Dottor Doofenshmirtz, e così via. Ovviamente Jack si fida di Greg più o meno come Glenn Quagmire si fida di Brian Griffin e lo sottopone spesso e volentieri alla sua macchina della verità umana. Ovviamente queste colossali figure di cacca non aiutano la sua situazione ed è lì che Poraccio si danna per entrare definitivamente nel cerchio della fiducia dei Barnes. Non sarebbe del resto un personaggio di Ben Stiller se non avesse una sfiga peggiore di Fantozzi. Quindi tra figure atroci. Oh sì, si munge tutto quello che ha i capezzoli. Io ho i capezzoli, Greg. Vuoi mungermi? Altarini che si scoprono e bella compagnia. In questo caso Weekend da incubo è un eufemismo. Lui è tipo Dante, per una donna passa per l'inferno. Questa insomma è la trama, non aggiungo altro. E ad elencare tutti i momenti più epici di questo film ci metterei fino al 2049. Perciò passerò a descrivere questa dolcissima clip. Praticamente qui è quando Greg finalmente fa la proposta a Pam. Jack, alla buon'ora, dopo un bel verborino di Dina, ha accettato come genero Greg con tanto di proposta, non pensate male, ed è entrato nel suo famoso cerchio della fiducia. Quindi niente più volo per Chicago, c'è stato questo cambiamento di programma. We had a change of plan. In parte, solo in parte, dovuto anche al litigio con la hostess, il piccolo problema, e niente, finalmente la magia avviene, anche grazie a un tenero e fortunato amico. Quattro zampe, un anello. Ciao, sfiga. Un anello. Mi piace considerarlo un piccolo cerchio della fiducia. Pam. Puoi sposarmi? Sì! 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 Bravissimo, Greg! Direi che la risposta di lei è cristallina, chiara come la luce del giorno. Dopo tanto, ma tanto penare, finalmente ecco l'happy ending di Greg Fotter. O almeno per questo film, perché ce ne sono altri due. Il successivo fa già 20 anni, 2004, e molto probabilmente non ci metterò molto a portarlo.
Credete a me, anche gli altri della trilogia vale la pena guardarli. Anche se lì Jack e Greg sono punto e a capo. Status quo is God. E poi sapete com'è? È la legge tacita del personaggio di Ben Stiller. Vivere in un perenne venerdì 13. Ma almeno qui tutto è bene quel che finisce bene. Abbiamo anche un ultimo spassosissimo momento prima dei titoli di coda? E sì, in generale questo e gli altri ve li consiglio caldamente. Ulteriori dettagli la sapete la solfa. Non ho nient'altro da aggiungere, perciò mi fermo qua, almeno per questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. Cosa? Il Gerusalemme? Cosa? Cosa? Non ti sento, Gerusalemme, tu li pusli, pusli, lu, cosa? Cosa? Ah, non sei un cazzo riguardo ai fiori. Come? Vuoi che io cosa? Se ho un'altra domanda, certo, ho una domanda per te, Come ti metti con questa? Semplicemente epico. Oh, molto bene, molto bene. Siete nel mio cerchio della fiducia e mi raccomando, restateci, ok? Bene. Credevo che stessi tornando a Chicago. We had a change of plans. Pam, vuoi sposarmi? Sì.